molto emozionato, mi rendo conto del grande dono che mi è stato fatto. Un pensiero di gratitudine al Signore, gratitudine ai miei genitori che sono nel cielo e un pensiero di gratitudine a tutte le persone con cui veramente abbiamo sognato. E io sono convinto che quando i sogni si fanno insieme, si realizzano. Don Ciccio Savino, dopo oltre 25 anni alla guida della Basilica Santissimi Medici di Bitonto, è pronto per il grande passo. Sabato sarà ordinato vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, una cerimonia all'aperto sul sagrato della Basilica, celebrata dall'arcivescovo Monsignor Cacucci, insieme con 40 vescovi e 200 sacerdoti, attese migliaia di persone, almeno 50 pullman, 10 dalla Calabria. 3.000 fedeli saranno sistemati qui in piazza, un altro migliaio all'interno dotato di maxischermo, 500 i calabresi in arrivo, tra cui gonfaloni di 14 dei 22 comuni della diocesi. Il parcheggio di Piazza Marena sarà riservato alle autorità politiche e militari. Don Ciccio lascia in eredità la sua fondazione con la mensa per i poveri e l'hospice per i malati terminali. Un progetto sociosanitario che ha visto la centralità degli ammalati e dei poveri, perché posso onestamente dire che da sempre i poveri sono la stella polare della mia vita. Il suo primo atto nella nuova diocesi? Visito gli ammalati dell'hospice di Cassano allo Ionio. Continuerà a fare il parroco? Tutti gli amici vescovi mi hanno detto che devo dimenticare di fare il parroco perché l'essere vescovo implica un'altra responsabilità. Imparerò ad essere vescovo.